Sanguinolento, amici fraterni, un saluto sanguinolento perché siamo ritornati su Soldier of Fortune. Soldier of Fortune ci sono voluto ritornare per un altro commentary, siccome è uno di quei giochi che pur ritenendo brutti, perché non lo ritengo bello, trovo la grafica intanto arretrata rispetto al coetaneo Deus Ex. Il ritmo non mi vale Half-Life 2, Half-Life 1, cioè, perché che è di 2 anni precedenti a questo. Half-Life aveva un ritmo di gioco superiore, aveva una grafica pari se non superiore, aveva una trama migliore. Poi, sin da subito in questo gioco notiamo che il politically correct è limitato al sangue, alla violenza, nel trucidare nemici ovunque, che i nemici ovviamente sono i cattivi, i mercenari, eccetera, i terroristi, mentre Half-Life, lo stesso Half-Life e Deus Ex proponevano delle soluzioni molto molto più intelligenti di narrazione ed erano, se vogliamo, ancora più scorretti e anti-americani di questo. Qui, come avete visto, siamo passati attraverso sino ai laboratori, cioè sino al centro operativo dei mercenari, che mi pare sia realmente esistito, non sarà stato esattamente così, però è realmente esistito. Ora ci tocca scegliere le armi. Ho evitato accuratamente il visore notturno perché non vedo amplification glasses, non so a cosa servano. Comunque, in un gioco come questo l'ho già finito a suo tempo. Comunque avrete visto che passando attraverso la biblioteca, la libreria, troviamo delle persone. Quelle non le possiamo uccidere. A dire il vero, in questo gioco non possiamo uccidere solo i nostri nemici, non c'è libertà. Come in Deus Ex, come in Fallout 3. E questo cosa implica? Implica che non è scorretto come lo era Duke Nukem, ad esempio. Se doveste sentire il rumore del vento in sottofondo, perdonatemi, ma sto registrando in un luogo ventilato, diciamo, ventilato naturalmente. Ecco, quello che vorrei portarvi oggi comunque è un gameplay un po' più tecnico. Ad esempio, perché ho scelto la mitragliatrice? Perché nel primo livello, gli avversari sono abbastanza lenti di riflessi rispetto al secondo, dove invece appena ci vedono ci crivellano praticamente, sono molto precisi. E perciò la mitraglietta è un po' più utile a distanza, mentre il fucile a pompa a distanza mi sembra che è stato proprio programmato in questo modo. E mi sembra che è il primo gioco in cui il fucile a pompa fa più danni da vicino che a distanza, e quindi che prima, cioè, queste raffinatezze non c'erano. Qualcosa di buono l'ha portata questo gioco, poi ha influito molto sui successivi giochi Activision, Call of Duty, eccetera. Sono giochi che possono piacere o non piacere, però insomma un po' di storia l'hanno fatta, un po' piacevoli da giocare già lo sono, un po' strategici già lo sono. Effettivamente, forse un po' di gusto per la strategia in questo gioco c'è, anche se non è realistico, non è un cazzo, non è un real-time strategy, nemmeno un gioco di guerra strategico. Però le missioni vanno portate avanti con un po' di strategia. A livelli alti di difficoltà, io ora ci sto giocando al penultimo livello di difficoltà, che ora non mi ricordo come si chiama, vengono limitati i salvataggi, e devo dire che non me lo ricordavo così difficile. In pratica hai due salvataggi per tutto il gioco, cioè per tutta la missione, non per tutto il gioco, tutto tutto proprio. Ed è un po' un casino perché ti tocca memorizzare un po' le situazioni, un po' come accadeva nei vecchi Sonic, quando imparavi tutto il gioco a memoria. Adesso non è più così, adesso adegui la strategia. E questo già dai tempi di Deus Ex, secondo me. Non impari tutto il gioco, impari un po' la strategia di base, ecco, le meccaniche. Qui invece, da giocarci ai livelli alti di difficoltà, bisogna un po' imparare tutti i passaggi, diciamo, di tutti i livelli.
Ecco, vedete, ad esempio, qui mi ha ucciso il tizio perché ero impegnato a cercare oggettini e mi ha splattato. I filmati d'intermezzo sono abbastanza mediocri rispetto a quelli di Deus Ex dello stesso anno. Puntano più alla spettacolarità, magari. Però comunque viene da rimpiangere le sequenze d'intermezzo di Half-Life, che erano più carine. Anche se non erano veri filmati, quelli di Half-Life erano. Cioè, ad un certo punto finivi dentro un carrello, il carrello ti trascinava ed era tutto in game. Ed era anche un po' questo il bello di Half-Life per l'epoca. Mentre Deus Ex, ricordo i filmati più belli di questo, la grafica migliore, però forse guardava meno alla spettacolarità durante i filmati, erano tutti molto sull'uomo i filmati, sul personaggio. Ora non ricordo tanto bene, prima o poi lo tratterò sicuramente Deus Ex. A proposito, potete recuperare la recensione in un link messo nei commenti, la recensione di questo gioco Soldier of Fortune. Ora, non so tanto bene come si pronunci, Soldier of Fortune, Soldier of Fortune, non lo so. Ecco qua. I nemici hanno un lanciafiamme, però non lo usano, mi è parso di capire, perché non mi arrivano addosso le fiammate. Cioè, hanno il coso del lanciafiamme dietro la schiena, volendolo poi lo fai esplodere anche, gli fai dai fuoco, però loro non ti sparano addosso fiammate. Se non è che sono bombole d'ossigeno, ma no, perché esplodono proprio. Anche le bombole d'ossigeno mi pare che possono esplodere, però. Mo non chiedetemi che di chimica non ne so niente, ecco qua. Ora dovremmo riuscire, e infatti il ritmo c'è, lo trovo ancora piacevole da giocare questo Soldier of Fortune. Aveva anche una modalità multiplayer adeguata, anche se forse rispetto a quella di Unreal era un po' sempliciotta, ecco, un po' meno spassosa, ma comunque carina. Poi ecco, ora siamo arrivati qui. Nonostante si tratti di uno sparatutto, tende a bloccarmi un po' in questo gioco. Cioè, perché sei così impegnato a sparare che non pensi ci siano degli enigmi, degli oggetti nascosti. E invece a volte ci sono delle manopole, ci sono dei passaggi segreti. E bisogna prestarci occhio perché si rischia di bloccarci. Sì, non quanto sta accadendo in Siberia, cioè, siccome faccio una parentesi perché ci sto giocando Progressa Siberia 2 ed è veramente bastardo come gioco, veramente veramente sbastardo. Mi ricorda un po' il primo Resident Evil come tipo di situazioni ed enigmi, cioè che devi cercare, devi andare a pensare a qualsiasi cosa possa essere necessaria per attraversare una determinata situazione. Tipo in Resident Evil ti veniva chiesto di aprire due libri. Unica situazione in tutto il gioco, perché gli altri oggetti te li dava in automatico, invece questi libri dovevi esaminarli ed aprirli tu. Gli unici oggetti in tutto il gioco su cui dover zoomare, aprire. Ma è anche difficile da spiegare. Anche Siberia è un po' così. Ad esempio, in un frangente, al posto di un oggetto, bisogna usare un file per andare avanti. E io mi stavo bloccando di brutto. È veramente uno di quei giochi che ricattatori, nel senso che ogni secondo ti fa credere che ti ricorda che devi che c'ha internet e che potresti guardare la soluzione, cosa che io vorrei evitare di fare, ma è piuttosto difficile. Questo no, però c'è anche questo, solo che qui ti blocchi incazzate. Io ricordo che mi bloccavo incazzato, soprattutto in un livello dopo, mi pare, in Iraq, che c'è un passaggio segreto messo in una maniera abbastanza allucinante. Cioè, poi, oddio, se ce ne fossero molte di queste situazioni, ti abitueresti. Il problema è che una ogni tanto ti frega, tra un bombardamento e l'altro. Ecco, adesso un po' di strategia. Perché ci sono quei bastardelli e gli spariamo nelle palle. Via le palle di uno. E ora spariamo nelle palle anche all'altro. Ho preso anche il fucile a cecchino perché
mi consente un po' da dietro, cioè prima di avanzare possiamo sparare un po', ripulire un po' a distanza, anche se in questo livello ancora i nemici non sono molti, il ritmo è ancora sostenibile. Credo, mi pare di ricordare che dopo aumenti persino. E con due salvataggi è veramente dura. Comunque, se voleste vedere altri gameplay, ve li posso fare. Se mi lasciate un like, se mi lasciate un commento per farmelo capire. Diciamo che non condivido la fama che ha questo gioco di rivoluzionario, di... Cioè, c'era già della roba. Ora non ricordo di che anno è Hidden and Dangerous, che era un gioco che aveva sostanzialmente il difetto di un'intelligenza artificiale abbastanza improponibile. Però aveva delle meccaniche di gioco molto più rivoluzionarie di questo. C'era anche Rainbow Six SWAT per cercare degli sparatutto a tema bellico. Quelli non erano proprio sparatutto, bisogna dire la verità. Chiamarli sparatutto li involgarisce un po', perché erano dei veri e propri simulatori tattici. Potevi posizionare le truppe prima, quindi c'era un po' di strategia in tempo reale, c'era un po' di tutto. Anche se nell'ultimo l'hanno un po' eliminata in favore del robottino, in favore delle cose. Non ho provato l'ultimo. Ricordo che di Rainbow Six non sono mai stato un gran fan. Più di Hidden and Dangerous perché mi piaceva l'ambientazione, mi piaceva l'atmosfera e mi piaceva anche la ricostruzione storica, tutte queste cose che magari guardo solo io, però insomma, sono piccole cose che fanno la differenza. E anche SWAT un pochino mi stava piacendo, la verità, perché anche lì era una cosa anomala, cioè, e poi c'era un po' di tattica, cioè un po', c'era molta tattica, però non le solite cose, ecco. Ecco, qui prendiamo un po' di C4. Non è un gioco molto lurcoso, molto da cercare roba in giro. Trovi qualcosa, qualche medikit che puoi usare, eccolo qui. Però non c'è molto da cercare. Quando rimani senza proiettili sono cazzacci amari. Ecco, ora qui non mi ricordo se... Perciò anche la gestione dei proiettili è abbastanza importante. Il punto è anche un po', cioè se proprio uno se lo fosse perso questo e volesse recuperare un classico, ma io gli consiglierei più di recuperare altro se non ha giocato magari il primo Half-Life, il primo Deus Ex soprattutto è sicuramente più recuperabile di questo. Anche perché anche il primo Deus Ex lo puoi giocare come uno sparatutto. Il bello di Deus Ex è questo, che lo puoi giocare come uno sparatutto, frenetico e tutto, che è un po' sprecato a dirci la verità. Oppure lo puoi giocare come uno stealth, e il che ne fa quasi un gioco di ruolo. Ecco, adesso io pensavo che lì ci fosse una torretta. E infatti vado avanti, dico ci sarà una torretta, invece no. Come vediamo, c'è. Adesso, se lo vediamo. Comunque, un'altra cosa di questo gioco è che le granate e l'oggettistica in generale non servono assolutamente un cazzo. Cioè, tutto il contrario di Splinter Cell. Vabbè, questo è uno sparatutto, direte voi. Sì, però almeno le granate, sia quelle accecanti che magari quelle a frammentazione, dovrebbero, cioè, il lancio è molto impreciso. Ecco, adesso questo l'abbiamo ucciso col coltello. Guarda, trovo più utile certe volte lanciare i coltelli che non le granate, perché almeno lanciare i coltelli ha una sua strategia, cioè che serve a risparmiare proiettili quando magari hai capito che un nemico lo prende alla sprovvista. Parlare di gioco stealth è veramente ridicolo. In confronto, Resident Evil 6, la campagna di Ada è super stealth. E anche questa cosa è abbastanza arretrata se pensiamo che la parte più divertente di Deus Ex era forse proprio gestire le granate, i diversi tipi di granate, i diversi tipi di armi. Qui invece, insomma, soprattutto le granate servono a un cazzo. Guardate, adesso sto tirando granate a
flashbang, flashlight per accecare il tipo, non serve a un cazzo, il lancio è impreciso, non puoi mirare nemmeno un limite, nemmeno un minimo, non è realistico, non è assolutamente realistico. Ecco, qui finalmente impariamo ad usare questa scala, che anche questa mi stava fregando un po'. E niente, queste cazzo di granate non servono assolutamente a nulla. Cioè, forse ce le puoi usare, forse un pochino sono utili le accecanti usate di frontale, qualche rarissime occasioni, ma devi avere proprio il nemico di fronte. Invece il bello di Deus Ex è che le potevi posizionare, far esplodere, i nemici scappavano, li potevi inculare di traverso. Era bello splatter anche quello, ora che ci penso, perché le granate facevano esplodere i corpi in mille pezzi. Cioè, non me lo ricordo tanto bene, dovrei recuperarlo, cioè dovrei riprenderlo in mano. Ecco, ora vediamo quanto fa cagare l'intelligenza artificiale. Che tutti criticano l'intelligenza artificiale di Deus Ex, ma la verità è che l'intelligenza artificiale per l'epoca, poi magari il brutto è che sono rimasti problemi di questa intelligenza artificiale che si sono trascinati anche nei seguiti, e questo è un peccato. Invisible War, Human Revolution, adesso è uscito Mankind Divided, che non, è abbastanza recente, non l'ho giocato ancora. Non ho giocato nemmeno Human Revolution, però ce l'ho appena è, lo vorrei tanto recuperare quello. Forse è il prossimo che faccio e forse no, perché anche Dead Space vorrei recuperare. Comunque, e tutti criticano l'intelligenza artificiale di Deus Ex, ma la verità è che l'intelligenza artificiale del primo Deus Ex era abbastanza rivoluzionaria. Cioè, l'intelligenza artificiale dei nemici, visto che con militoni non ce ne sono, per fortuna, perché forse quello sì avrebbe rovinato un po' il gioco. Se non mi ricordo, se qualche situazione c'è anche un compagno di squadra o comunque un ostaggio da difendere, ora non me lo ricordo tanto bene. Comunque, criticarla tanto rispetto a un gioco come magari questo, in cui l'intelligenza artificiale è solamente azioni prestabilite, cioè che appena ti vedono, ti saltano addosso, e se magari sono distanti, ecco come adesso, non si muovono neanche, che gli stai sparando nei coglioni, è un po' pretenzioso dire che ci fosse di meglio di Deus Ex dal punto di vista dell'intelligenza artificiale nel 2000. Ora non ricordo tanto bene Half-Life, forse quelli di Half-Life erano un po' più intelligenti, perché cercavano copertura e tutte queste cose qui, però erano azioni prestabilite, mentre in Deus Ex erano azioni programmate, che è un po' diverso. Cioè, per dire, tu devi entrare in un posto e c'è il secondino, il guardiano, il guardiano si muove da A a B, e tu da A ti inserisci e lo stordisci, oppure lo uccidi, oppure ingaggi una sparatoria, conflitto a fuoco, eccetera, lo accoltelli, eccetera. Un po' come anche, se vogliamo, per certi versi in FIF e in tutti i giochi stealth dell'epoca, Splinter Cell incluso, anche se Splinter Cell un po' successivo iniziava a farsi qualche passo avanti nell'intelligenza artificiale. Ma tornando alle granate, questo gioco io lo trovo veramente veramente inutili. L'arma definitiva forse è il fucile a cecchino, perché se ti salva veramente. Ecco, qui battiamo in ritirata. La ritirata è abbastanza importante. Ho notato che non ti beccano mai da dietro in questo gioco i nemici. Effettivamente è comodo, perché effettivamente nei giochi in cui i nemici ti prendono da dietro è cambiato un po' tutto il sistema. C'è più che altro, da quando sono stati inseriti i commilitoni, è stato eliminato il fuoco amico. Questa cosa ho notato. Poi vabbè che qui non c'erano commilitoni. Commilitoni anche lì era più avanti Half-Life, che avevi, potevi portarti dietro quasi una squadra, mi pare. Uno o due compagni te li potevi portare dietro. Ora non ricordo se uno o due. Forse uno, due o tre te li potevi portare appresso in La Cosa, che era molto vicino ad Half-Life come concetto di gioco, per tutta una serie di questioni. È considerato un survival horror La Cosa, però era più, come dire,
era abbastanza sparatuttoso e si rifaceva anche molto ai giochi per computer più che a quelli per console. Cioè, più che a Resident Evil somigliava ad Half-Life. Ecco qua. Troviamo il giubbotto antiproiettile per terra. Anculo. Ci sono più jumpscare in questo gioco che negli ultimi Resident Evil. Giù per il tubo. Ecco, vedete, ora è esploso. Esploso e preso fuoco. Perché hanno il lanciafiamme, ma però ti sparano con la mitragliatrice. Questa cosa non l'ho capita. Ora non ricordo se più avanti ti sparano con lanciafiamme proprio. Non ho mai giocato il 2 di Soldier of Fortune. Dicono che sia molto violento anche quello, ma che abbia un po' di stealth in più, sia un po' più ragionato come gioco. Io ho visto delle immagini e devo dire che mi stava piacendo forse meno del primo, perché la grafica non mi piaceva. Poi la grafica non è tutto, cioè la grafica non è tutto, però in un gioco del genere guardi anche la grafica, secondo me. Perché insomma, che devi guardare? Trama zero, cioè è ispirata a un vero mercenario che ha ucciso non so quante persone. Ecco adesso per risparmiare proiettili mi metto a tirare granate come illudendomi che servano a qualcosa, perché come vedete il lancio è automatico, premi Alt, scomodissimo per lanciare le granate, ma non so nemmeno cosa impostare perché essendo inutili preferisco usare altro. Ecco, anche adesso c'è un tubo da aprire. Questo devo dire che non ho mai avuto problemi a scovarlo. Ecco qua, ora devo entrare di là. Ok ragazzi, il gameplay finisce qui. Se voleste vedere altri gameplay realizzati da me col mio stile di questo gioco, fatemelo sapere con un like o con un commento. Ci vediamo alla prossima, che non so che gioco sarà, che non so che recensione farò, devo controllare. Ciao a tutti.